La notizia della settimana riguarda di nuovo la mega discarica di Bussi, perché dopo anni di polemiche e soprattutto di denunce si scopre che continua a inquinare. Continua a inquinare due parti in particolare, sono il 2A e 2B, vengono fatte delle analisi dall'ARTA che dimostrano che ci sono dei valori che le superano il limite di 160 volte, alcuni di 144, insomma si riapre la preoccupazione e la denuncia. Allora ne parliamo con tre ospiti studio, a partire dal sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta, benvenuto. Buonasera. Renato Di Nicola del Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua, benvenuto. Buonasera. Michele Amorena, tossicologo dell'Università di Teramo, benvenuto. Buonasera. Allora, il tema di questa settimana è quello, si torna a parlare di una cosa che in realtà aveva fatto parlare, aveva fatto discutere, ci sono stati processi, oggi si parla anche di un processo in Cassazione, quindi ancora tutto in movimento, ancora nessuna bonifica, quella che era tanto attesa, e esce questa notizia, questa settimana è proprio il Forum dei Movimenti Abruzzesi per l'Acqua a rendere pubblici i dati dell'ARTA, e allora abbiamo fatto un resoconto in questa scheda, vediamo. Come se la brace fosse rimasta coperta dalla cenere, così dopo 9 anni dalla scoperta della maxi discarica di Bussi sul Tirino e 2 processi avvenuti nel frattempo, una relazione dell'ARTA, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, mette in luce che il sito continua ad inquinare. E questa relazione viene inviata al Ministero dell'Ambiente, alla Direzione dei Rifiuti e Servizi Pubblici di Regione, a Solvay, attuale proprietaria del sito, e a ISPRA. A rendere pubblici questi dati ai cittadini invece è il Forum Abruzzese dell'Acqua, il primo a denunciare la discarica e a far scoppiare il caso. La novità questa volta sarebbero le discariche 2A e 2B, situate a monte dell'impianto industriale. Tra i valori a preoccupare di più ci sono il tetracloroetilene, 160 volte più alto del massimo consentito, e l'esacloretano, 114 volte più alto. Diventano 4 ora gli attori principali dell'inquinamento: la discarica Tremonti, sequestrata nel 2007 e che nel 2009 per opera del commissario delegato Adriano Goi fu coperta con il capping, e a seguire venne fatta realizzare una palancatura di ferro ad una profondità di 20 metri per un costo di 4 milioni di euro. C'è il sito industriale, dove l'inquinamento dell'area era tra i più preoccupanti, visto il passaggio dell'acqua che inevitabilmente subiva continua contaminazione e che nel 2004, mediante un sistema di pompaggio con carbone attivo, avrebbe dovuto ripulire l'acqua a valle. E infine le due discariche 2A e 2B a monte, che oggi i dati dell'ARTA qualificano come inquinate a livelli elevatissimi. Una nuova bomba ecologica che rimette in discussione tutte le attività svolte per cercare di arginare il danno, e soprattutto una nuova pagina da scrivere per la tanto chiesta e attesa bonifica, la cui fase di aggiudicazione della gara è prevista entro giugno prossimo. Intanto il Forum Abruzzese dell'Acqua denuncia tutta una serie di attività fallimentari che in 9 anni non hanno portato alla condizione richiesta. Il disastro tecnico, vedi capping, sistema di pump-up and treat e palancatura da un lato, e poi definisce disastroso il lavoro politico con riferimento all'accordo di programma in arrivo per la reindustrializzazione del sito di Bussi, che punterebbe al barrieramento idraulico e non alla bonifica, peggiorando così la situazione. E poi il disastro giudiziario, che di fronte a un fatto acclarato quale quello della presenza di sostanze tossiche e cancerogene non attiva presidi per la tutela dell'ambiente. Un disastro informativo, poiché sono i cittadini a far uscire documenti importanti, nonostante la legge imponga da 11 anni agli enti di pubblicare online i dati dei monitoraggi ambientali. La questione ora finirà sul tavolo regionale lunedì prossimo, in occasione della conferenza dei servizi convocata dal governatore Luciano D'Alfonso. Allora, questo è il resoconto di quello che ha portato alla luce il Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua. La prima domanda, perché poi ci sono state subito le dichiarazioni del sindaco Lagatta, che dice: noi l'avevamo detto che quelle discariche 2A e 2B inquinavano. La vera notizia è che questi dati l'ARTA non li invia a nessuno di pubblico. Il Forum dei Movimenti per l'Acqua li trova e li pubblica e li rende noti. Quindi? No, infatti questo, al di là dei problemi tecnici che vanno chiaramente affrontati, il problema grande è proprio questo: se ci sono dei dati disponibili già da dicembre 2015, perché la popolazione non ne viene a conoscenza, perché un qualsiasi cittadino non può controllare le cose? Questa è una cosa fondamentale.
Non è un problema tecnico questo, è un problema politico, ma anche di relazione tra il cittadino e l'istituzione. Se io continuo dopo anni a non potermi fidare di chi dovrebbe redarguirmi su tutti i problemi che ci sono, cioè quale canale di comunicazione, quale rapporto tra cittadini e istituzioni vogliamo costruire, questo è il problema fondamentale. Come sempre, al di là appunto dei problemi tecnici, c'è un problema di democrazia, e la democrazia può fondarsi esclusivamente sulla trasparenza, sulla conoscenza. E quindi, al di là, ripeto, la cosa fondamentale è che noi vogliamo sapere da tutti gli attori che sono in campo, di fronte a questa ennesima cosa vogliono fare, cioè quali azioni vogliono mettere sul territorio. Noi non siamo un'istituzione, non siamo un ente pubblico, siamo cittadini che insieme si mettono per studiare, vedere, guardare, eccetera. Sabato abbiamo tenuto una manifestazione per il mare e per i fiumi puliti, sperando che finalmente ci si accorga che l'acqua non può essere gestita a livello amministrativo, ma va gestito a livello di bacino, perché ovviamente qualsiasi cosa succede in un punto qualsiasi di questo bacino ha riflessioni su tutto il resto. Speriamo che se ne siano accorti, visto che in Europa sono anni che c'è la gestione. Noi sono veramente anni che lo diciamo, e io adesso purtroppo deve essere messa in dubbio la stagione balneare perché si possa parlare di queste cose. Al sindaco di Bussi chiedo una cosa. Allora, la mega discarica di Bussi, si era parlato di un inquinamento che aveva raggiunto 700.000 persone. Questi dati, come diceva Di Nicola, escono a dicembre, siamo a marzo, quindi dopo 3 mesi loro scoprono questi dati e rendono noti a tutti questa situazione. Lei come sindaco dice nelle dichiarazioni, io l'ho sempre detto che quelle discariche inquinavano, oggi si scopre l'acqua calda, ma fino ad oggi e fino a che loro non hanno pubblicato questi dati, poi da capire anche come ne siete entrati a conoscenza, perché ovviamente se non vengono pubblicati, insomma, è un lavoro abbastanza da spie. Qual è la situazione di Bussi? Cioè, nel 2007 c'è questa denuncia, dopodiché si arriva a fare processi non colpevoli, insomma, ricordiamo che è una situazione che davvero poi oggi viene discussa di nuovo in tribunale. Lei non è sorpreso, però fino a oggi qualcuno ha fatto qualcosa per la 2A e la 2B? Cioè, c'è da capire questo. Tra l'altro, se i dati dicono quello, vuol dire che, come dicevano loro, tutti i lavori che sono stati fatti, il capping, le palancature e quello che è anche il pompaggio, sono costate e basta. Allora, parlare della discarica di Bussi con l'intento di far capire come sta la situazione, non bastano i 50 minuti che oggi abbiamo a disposizione, ci vorrebbero ore e ore. Perché vedo che l'informazione, ognuno se la fa come ritiene più opportuno. Fatemi partire con una dichiarazione. All'inizio del servizio si è detto che la discarica di Bussi continua ad inquinare. Certo, se non si è fatta la bonifica, se non si è fatta la messa in sicurezza, la discarica di Bussi continua a inquinare e continuerà ad inquinare. Per cui abbiamo bisogno che su quella discarica, su quel territorio, non su quella discarica, si comincia a intervenire. Primo dato. Quando è stata scoperta la discarica Tremondi ed è stata chiamata la discarica più grande d'Europa, io ho avuto modo di dire che per fortuna quella discarica non sta ancora inquinando e comunque sta inquinando poco, rispetto invece a un inquinamento fortissimo che viene dal sito industriale e dalle discariche 2A e 2B. Questa, la mia amministrazione negli ultimi 2 anni e mezzo ha lavorato per far fare un progetto di bonifica totale, lo sottolineo, della discarica 2A e 2B e del territorio che circonda queste due discariche, pari a circa 6 ettari di terreno. Dentro il sito industriale è prevista una barriera idraulica. E siccome il Forum dell'Aquila dice che l'amministrazione sta puntando alla barriera idraulica, non è stata l'amministrazione a progettare la barriera idraulica, è un progetto esistente
E tra l'altro è un'attività che si fa da tempo, che non ha dato i risultati sperati, visto che continuano a uscire sostanze inquinanti. Adesso Solvay ha fatto un altro impianto di trattamento delle acque di falda che ancora non mette in funzione, doveva partire a febbraio, qualche giorno fa ha comunicato che ci sarà un ritardo di 5 mesi. Tutti si augurano che nel momento in cui c'è la bonifica totale a monte, c'è un trattamento delle acque a valle che deve iniziare a essere, a entrare in funzione, si possa da un lato salvaguardare un territorio di 6 ettari, dall'altro ridurre il danno. Se la domanda è: queste attività da sole consentono di risanare quel territorio? La risposta è no. Queste attività non consentono di sanare il territorio, consentono per un pezzo di bonificarlo, per l'altro pezzo si spera di ridurre il danno. Purtroppo in Italia il Ministero dell'Ambiente dal 2009 non mette un centesimo per bonificare i siti di interesse nazionale. Se Bussi ha la fortuna di avere 50 milioni di euro a disposizione per una bonifica di un territorio che non è l'intero territorio, è grazie ai fondi presi dal terremoto. E vorrei ricordare che i 50 milioni sono finalizzati. Nella legge c'è scritto la bonifica per la reindustrializzazione, ovvero devono esserci progetti di reindustrializzazione per poter avviare i progetti di bonifica. E siccome questa è la legge, l'accordo di programma che l'amministrazione andrà a discutere lunedì insieme alla regione che ha convocato la conferenza di servizi è proprio per rispondere a quanto dice la legge e a quanto la legge impone. Dopodiché, per fare la bonifica totale è stato stimato che ci vogliono 8 miliardi e mezzo di euro che, ripeto, siccome non c'è un centesimo al Ministero dell'Ambiente, poi faccio vedere due cose. Dobbiamo continuare a lottare per arrivare a una bonifica più forte. Io voglio far parlare Michela Moroso, sì, a Morena. Perché? Perché quando si parla di quello che è stata ovviamente la mega discarica, oggi se ne torna a parlare, però diciamo che il caso conclamato fino al 2014 è stato molto preoccupante. Si è parlato di mercurio. Si è parlato di mercurio nel mare Adriatico, si è parlato di mercurio nelle coltivazioni, del rischio che c'era ovviamente per quello che si mangiava e insomma proprio lei si è occupato di far capire la situazione. Allora, da quel giorno, da quel periodo ad oggi, se continua a inquinare, il rischio rimane lo stesso oppure no? Il rischio è sempre quello, come diceva giustamente il sindaco Gatta, la discarica continua ad inquinare e continuerà a inquinare. Non c'è niente, per cui tutto quello che è a monte andrà nelle acque e arriverà a mare e di conseguenza quello che abbiamo visto continueremo a vederlo, per cui non sono solo le 700.000 persone che mangiano, che bevono l'acqua che potenzialmente, ma sono tutte quelle persone che mangiano pesci che provengono da questo Adriatico e che possono potenzialmente sono contaminate da mercurio. Questa denuncia è stata fatta, la conseguenza qual è? Qual è stata? Niente, come è stata fatta la denuncia che la discarica continua a inquinare e nessuno non ci per bene. Voi vi ricordate il problema dell'acqua di Bussi? Sì, qualcuno l'ha vissuto. Sì, infatti il sindaco c'era. Adesso io vi faccio vedere una cosa. Settimane intere in piazza, quindi neanche. No, perché ovviamente poi nel 2014 c'è stato diciamo un picco massimo, no, di questa situazione, dell'allarmismo, delle preoccupazioni e di tutto quello che c'era. E adesso noi... Un po' strumentale. Nel 2014 è un po' strumentale. Poi spiego. No, glielo faccio vedere perché. Allora, noi adesso torniamo al 28 marzo del 2014. Al sindaco La Gatta dice niente la data del 28 marzo 2014? Oddio, che ho fatto? No? Lei c'era, c'erano in tanti, devo dire. Adesso noi vi facciamo vedere questa cosa, poi rientriamo e la commentiamo, vediamo. Questa è l'acqua di Bussi. Questa è l'acqua di Bussi. I problemi, ok? Oh, è buona veramente. Che dice? Che si voleva dimostrare quel giorno là?
Allora, in quel periodo c'è stato un attacco impressionante, non solo a livello locale, regionale, ma anche nazionale, nei confronti di Bussi, dicendo che Bussi dava al territorio acqua inquinata, acqua potabile inquinata. La più grande bugia, che noi abbiamo cercato in qualche modo di chiarire. L'acqua inquinata era l'acqua dei pozzi di Castiglione, che come dice la parola sono di Castiglione e non sono di Bussi. Quando si è scoperto che i pozzi di Castiglione erano inquinati e che all'interno di quei pozzi nell'acqua hanno trovato delle sostanze facilmente riconducibili al sito industriale, si è provveduto a chiudere i pozzi di Castiglione. E ci si è rivolti al comune di Bussi dicendo: siccome c'è un problema idrico nella Vallata del Pescara, abbiamo l'esigenza di fare nuovi pozzi a monte del sito industriale, cioè sul territorio di Bussi. La popolazione di Bussi, senza dire niente, ha permesso che venissero realizzati dei pozzi nuovi a monte del sito industriale, addirittura uno nella piazza di entrata nel paese, per far sì che nella provincia di Pescara non ci fosse carenza di acqua potabile buona. In quella data stavamo bevendo l'acqua che tuttora i cittadini della Val Pescara bevono e che è acqua buona perché viene fuori da dei pozzi che non solo non sono inquinati, ma si è dimostrato che sono anche acqua di qualità non indifferente, tant'è che a Popoli la stessa acqua viene imbottigliata. Però solo quello volevamo dimostrare. C'è anche da dire una cosa, cioè per esempio che dire l'acqua di... Mi ha fatto una domanda, sì, e sì, ha detto sì. Che cosa significava quella sì, maniera. Sì, sì. No, sì. Mi chiesto, no, non ho ancora contesto. È ovvio che quando si dice acqua di Bussi, innanzitutto a Bussi passa tant'acqua, quindi insomma, no, dipende dalle altezze, da dove viene presa, cioè dipende da tantissime cose. Non è che può dire l'acqua di Bussi è tutta pulita, tutta sporca, tutto quello quell'altro, ma non si riferisce nemmeno all'acqua in sé, ma a quegli agenti che hanno inquinato l'acqua, che vengono da Bussi, non vengono da altre parti, no? In questo senso c'è una volgarizzazione, l'acqua di Bussi, e quindi su questo posso anche concordare, perché è la realtà. Come parlo io, Io adesso vi leggo una notizia che è uscita in questo momento e riguarda ovviamente quello che era il ricorso alla Corte: annullamento della sentenza di assoluzione relativamente al reato di avvelenamento delle acque con rinvio degli atti alla Corte d'Assise di Chieti, che in diversa composizione dovrà nuovamente pronunciarsi, e rinvio alla Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila per quanto riguarda il reato di disastro ambientale, che in primo grado era stato derubricato da doloso incolposo, facendo scattare la prescrizione. Sono le richieste del Procuratore Generale della prima sezione della Corte di Cassazione riguardante la mega discarica di rifiuti tossici rinvenuta nel marzo 2007 a Bussi sul Tirino. Il processo in primo grado davanti alla Corte d'Assise di Chieti si era concluso con l'assoluzione, perché il fatto non sussiste, di tutti gli imputati, e la derubricazione del reato di disastro doloso, cioè volontario incolposo. Quindi che notizia è? Cioè è una richiesta innanzitutto, no? Cioè, quindi sicuramente così, vediamo cosa succede, perché siamo abituati a alti e bassi, però io vorrei anche mantenere, perché altrimenti non riusciamo, anche quella precisazione che ho fatto è importante, perché appunto il problema non è dell'acqua che sta nel territorio di Bussi, eccetera, sono tutti quegli agenti. Fatto, perché noi adesso siamo ancora qui a parlare, perché di tutto questo quello. Questa notizia che cosa porta? Perché ci sono stati... Porta chiaramente che se si riaprono tutte le cose è sicuramente positivo, perché si fa chiarezza e si fa voi giustizia. Voi c'eravate il giorno in cui ovviamente, c'era stata la soluzione. Ovviamente, no? Ovviamente, no, ma su quello sarei intervenuto, e ho detto anche che sono felice e contentissimo che abbia potuto
diciamo, ottenere qualche effetto la dichiarazione che abbiamo fatto il giorno davanti, mi ricordo anche l'intervista che era stata fatta, nella quale chiedevo ai cittadini di chiedersi, ognuno a loro stesso, compreso le persone che stavano in quel tribunale, se avessero fatto un servizio per la giustizia, per i cittadini o per qualcun altro. Evidentemente questo, cioè, è importante, no? È importante perché cioè, le cose che emergono, la verità che va emergendo è importantissima, quindi è ovvio, però insomma, bisognerà vedere alla fine che cosa si porta a casa. No, solo un secondo per dire che il Comune di Bussi ha fatto ricorso insieme alla Procura di Pescara in Cassazione. Per cui se oggi si va in Cassazione è perché anche il Comune di Bussi ha fatto ricorso. Però, ecco, a partire da questo, perché noi siamo ovviamente, quando uno viene morso dai cani, no, è sempre attento, quindi vogliamo vedere poi la fine di questa cosa. Volevo appunto riprecisare che comunque, quindi, dopo quella precisazione che l'acqua non è, cioè, solo di Bussi, eccetera, c'è anche questo fatto che qualcuno, e non è stato Dio, non è stato qualcuno, ha interrato dei prodotti chimici e che tutto quello che abbiamo non è avvenuto per volontà di qualche santo, è avvenuto per delle persone ben precise che hanno fatto delle cose ben precise, organizzate, dirette, in modo ben preciso. Quindi qualcuno questo l'ha fatto, cioè non è che siamo stati noi cittadini ad andare lì a Bussi a fare questa cosa. Quindi, cioè, ovviamente quando si dice il disastro di Bussi è perché ci si riferisce a questo, né agli abitanti attuali di Bussi, perché noi non facciamo un discorso delle persone, eccetera, eccetera. La seconda cosa è che bisogna precisare una cosa, l'acqua è di tutti e di nessuno, non è né di Bussi, né di Popoli, né di Pescara, perché l'acqua non è un prodotto industriale che viene formata all'interno di una fabbrica che si chiama Montagna, che si chiama Falde, eccetera, eccetera. È un sistema tale per cui si produce questo bene che risiede, passa, si muove e decide questa cosa non in base ai consigli di amministrazione di qualche multinazionale, nemmeno ai consigli comunali, ma va liberamente per proprio conto. Ovviamente noi persone cerchiamo di regolare questo bene perché non faccia danno, eccetera, però mi fa piacere che siano stati aperti altre possibilità, altre fonti per il bene di tutti quanti, però era un bene di tutti quanti, cioè non è che lo può decidere soltanto una popolazione che sta in un posto. Faccio un esempio: se a Torre dei Passeri si inquina il Pescara e il Pescara inquinato, cioè quelle acque arrivano a Pescara, non è un problema solo di Torre, così come per tutte le altre cose, perché ripeto, stiamo in un bacino idrico, quindi è un problema che ci risolve. Con l'interramento, però, prima avevo parlato con il sindaco di Bussi. Sì. Perché poi la storia va anche un attimo ripercorsa, nel 1971 bisogna tornare. Allora, prima mi sono limitato a dire che noi insieme alla Procura di Pescara abbiamo fatto ricorso in Cassazione. Io sono convinto di una cosa, che Monte Edison, l'ho detto all'epoca del processo, negli anni passati, parlo di 30-40 anni fa, aveva rapporti con il cosiddetto Stato molto forti e ho avuto modo di dire durante quel processo che lo Stato non si fa processare, per cui davo per scontato che si sarebbe arrivati a una, purtroppo, assoluzione. È successo anche altro in quel periodo, che per esempio il Ministero ha imposto a Monte Edison di togliere tutti i rifiuti dalla Tremonti e dal sito industriale. Monte Edison ha fatto ricorso al TAR e il TAR ha dato torto a Monte Edison. Monte Edison ha fatto ricorso al Consiglio di Stato e il Consiglio di Stato ha dato ragione a Monte Edison. Questo per capire contro chi si combatte. Come per dire che con chi stiamo combattendo. La storia degli interramenti è semplice e drammatica, io l'ho denunciata alla Commissione parlamentare, la dico velocissimo, nel 1971 il Comune di Pescara, la provincia di Pescara, la Regione Abruzzo concordarono con Solvè l'interramento dei pesanti del clorometano, ci sono i documenti che lo attestano, c'è anche il documento finale datato 24 maggio 1972 dove è scritto oggi. 24 maggio 1972 cessa l'interramento dei pesanti. I pesanti
sotterrati in quella discarica sono mappati, sono 9 buche mappate dove sono i pesanti eclorometani. Invece di spendere 4 milioni e mezzo per fare un capping che non serve a niente, è una palangaratura che addirittura va a aggravare la situazione, bastava andare lì con una benna e togliere i pesanti che continuano a rimanere lì. A mio parere ancora non iniziano a inquinare, quando lo faranno la situazione sarà drammatica. Questo è quello che è successo nel 1971, denunciato alla procura, denunciato alla commissione parlamentare, denunciato a tutto il mondo, si è permesso di realizzare un capping che non serve a niente, anzi aggrava il problema. Il capping è la copertura. La cosa grave è che in questo momento il Ministero dell'Ambiente sta autorizzando un altro capping sulla 2A e sulla 2B. Che è stato contestato. Io vi fermo un attimo perché abbiamo la pubblicità e poi rientriamo, vi faccio vedere anche vi faccio vedere anche un intervento che c'è stato a Bussi pochi mesi fa, tra poco. Eccoci tornati, allora stavamo parlando proprio della mappatura, quindi si sa dal 1971 che lì sono stati interrati dei pesanti inquinanti e adesso si stava dicendo del fatto che la vera battaglia era del fatto che non parte la bonifica, si va con il capping tra le varie che sarebbe questa copertura con un telone, ma la verità è che si trovano ancora lì sotto, che ci sono le falde acquifere, che c'è la contaminazione per il mare, per quello che viene coltivato in quei terreni. Per tutto. Il mare è tutto, il discorso è molto più complesso di quello che sembra, perché noi focalizziamo l'attenzione sulle discariche, ma è tutto l'insieme. Queste sostanze comunque tenderanno a muoversi, i pesanti, i leggeri sono più veloci a muoversi, i pesanti molto più lenti, e come diceva giustamente, quando arrivano faranno più male, perché tenderanno ad accumularsi e hanno una tossicità molto più grave, senza nulla togliere ai leggeri. Per cui il problema è serio, aver perso tutto questo tempo e continuare a perdere questo tempo significa sottoporre in maniera involontaria o volontaria, se si vuole, all'inquinamento le persone. Una popolazione è il rischio, si parla di rischio, poi è la battaglia tra chi ambientalisti e non ambientalisti deve cessare, perché l'ambiente non è qualcosa di estraneo a noi, l'ambiente siamo noi. Per cui l'ambientalista non deve essere visto come qualcosa. Ma questa situazione di che bisogna avere paura, se continua ad inquinare, se la falda acquifera è inquinata, se ci sono le coltivazioni, se finisce in mare. È un insieme di sostanze, è un mix, non si può dare adesso, è un mix. Ma bisogna bonificare. Bisogna bonificare. Ma bisogna smettere anche di mangiare. Adesso bisogna bonificare. E ma bonificare se ancora stanno così? No, allora, lunedì si decide quando inizia la bonifica, perché la gara è finita oggi, 10 giorni, 15 giorni, un mese, due mesi, sarà affidata ad un'impresa che deve fare la bonifica totale. Il fatto che escono ieri dei dati a due giorni dal 21 marzo sono quantomeno sospetti. Cioè? Cioè, allora, l'accordo di programma serve a dire, e l'accordo di programma è un accordo politico dove in realtà si decidono i titoli e non si decide niente, perché successivamente all'accordo politico ci devono essere una serie di accordi bilaterali, trilaterali, eccetera. Una cosa però dice l'accordo di programma, che l'area dove oggi insiste la discarica 2A e la discarica 2B viene totalmente bonificata. Oltre a bonificare totalmente, gli unici altri strumenti che ci rimangono è telefonare al Padre Eterno se c'è una soluzione alternativa, o vedere se gli extraterrestri ce l'hanno loro una soluzione alternativa. Oggi abbiamo una soluzione, la bonifica totale. Spero che questa cosa, ora, il 21 non venga messa in discussione. Allora, già, c'era la richiesta... Stavo finendo prima. Invece, adesso, su un pezzettino di quell'area che deve essere bonificata totalmente tra un mese, tra due mesi, non lo so, appena finisce la parte amministrativa, il percorso amministrativo dell'area, si sta facendo una messa in sicurezza con il capping. Allora, il capping sembra una cosa bella, il capping consiste in questo: si taglia l'erba, ci si mette un telo di plastica sopra, in modo che l'acqua piovana non entri dentro
e non percoli su un sito che è inquinato da 120 anni. Ecco, questo si è tende importante. A fare questa che è una lavata di faccia, ma non risolve il problema. Il problema si risolve con la però, bonifica totale. Però sì, cioè, però non è che stiamo di fronte alla bonifica totale, cioè, abbiamo anche la soletta fatta no, per poi farle. Sto parlando appunto. Della dura. No, no, sì, allora, le discariche. Infatti bisognerebbe parlare delle discariche. Scusami, ti prego, sto facendo un servizio. Sto parlando, perché, però se no. Le discariche, difatti. Sto parlando solo esclusivamente. Difatti, allora il problema è che ci sono. Cioè, dei problemi grandi che attengono a quello che fa una multinazionale quando va su un territorio, tutte le realtà che compra, diciamo, cioè che compra sia politiche sia sanitarie che tutto il resto, in generale, perché questo avviene non solo qui ma anche in altre parti dove la Monte Edison ha lavorato, diciamo così. E questo è un discorso. L'altro è però continuare, non si può soltanto dire questo, ma bisogna vedere chi doveva fare delle cose e non le ha fatte, perché ovviamente la multinazionale so quello che fa e lo denuncio e ci lottiamo, ma nel momento in cui abbiamo dovuto fare noi l'accesso agli atti per tirare fuori da allora le cose scritte, è meglio non avvisare la popolazione altrimenti c'è il rischio di, cioè queste cose non si sapevano. A suo tempo l'abbiamo fatto insieme. No. L'abbiamo fatto quando insieme. Stiamo, cioè io non parlo per me, io parlo per no, l'acqua. Perché? Perché noi, io non l'ho mai allora, detto noi non qua. Non voglio creare. Però problemi, scusa, ma stavo, sto, stavo no, per ma terminare. La no, e lo so, siccome, grazie, non la devi no, dire. No, ma non è. No, solo per dire, siccome è stato detto, i dati li ha dati l'ACTA ed è stato costretto il forum a renderli pubblici, e ben venga il fatto che il forum l'ha fatto, l'ACTA. I dati non li ha mandati al comune di Bussi. Ok, vabbè, questa è un'altra cosa, un'altra informazione ancora. Infatti l'abbiamo detto a chi è stato inviato, no? Un'altra informazione ancora, però ognuno deve parlare. Allora, io dico, voglio ricordare che a suo aspetta tempo... Aspetta un attimo, perché sì. Non li ha mandati al comune di Bussi? Non so rispondere. Appunto. Però io vorrei che, siccome Renato sta introducendo un'altra problematica che a me interessa molto, quando dice chi ha inquinato deve pagare le responsabilità, no, non ho detto questo. Poi vorrei dire qualcosa, perché io ce l'ho qualcuno da indicare. Allora, il problema è che voglio ricordare che quando è venuto fuori il cosiddetto problema Bussi, abbiamo dovuto fare gli accessi agli atti, andarci a studiare tutto quanto noi, trovare le carte scritte, cioè non bisogna allarmare la popolazione, scritte chissà quanto tempo fa, eccetera eccetera, e oggi ci ritroviamo con una meccanica simile dopo 12 anni. È una cosa che è inammissibile per il fatto e che le analisi sono, riescono non sono, e non vengono ecco, diffuse, e non ci sono solo le multinazionali, ci sono le persone che lavoravano e lavorano alla sanità pubblica, ci sono le persone che lavoravano e lavoravano, cioè ci sono tutte queste persone che paghiamo noi. Cioè noi paghiamo queste persone per fare il loro mestiere, e queste persone perlomeno sono state leggerissime nel fare questo mestiere. Io voglio ricordare che per poter far dire che l'acqua era inquinata, abbiamo dovuto fare un consiglio comunale a Pescara pieno di gente, nel quale una persona della sanità pubblica continuava a dire che l'acqua non era inquinata. Ok? E questa persona tranquillamente è andata in pensione, si è preso i soldi suoi, è andato. E quindi dare questi messaggi, cioè che qualsiasi cosa succeda, qualsiasi disastro, chi paghiamo per fare il proprio dovere non lo fa, è un messaggio peggiore dell'inquinamento stesso. Adesso vi faccio un'altra cosa. Avete parlato del fatto che ci servono soldi ovviamente per la bonifica, e non se ne è parlato, che è stato un caso nazionale, la più grande discarica d'Europa, quindi c'è stata anche, io mi ricordo che il comune di Bussi diceva che era una cattiva informazione che andava a ledere proprio l'immagine del comune di Bussi, non chiamatela più mega discarica, insomma mi ricordo anche questo. In realtà in qualche modo si è cercato di ottenere l'attenzione a livello nazionale, si è cercato in qualche modo di far capire, sì, ci avete detto siamo una discarica, siamo questo, siamo quell'altro, adesso vi diciamo fate qualcosa per noi. E arriviamo a luglio 2015 e c'era anche lei e stavamo a Bussi, e allora c'è stata una visita istituzionale che era molto attesa, e in quell'occasione si è andata a vedere quella che era una parte della mega discarica, di quella che era la situazione, e a presentarsi c'era Laura Boldrini. Vediamo. Allora, su circa 5 o 6 metri medi di spessore, sì, almeno l'80%, il 70% è totalmente permeato dall'acqua.
sopralluogo alla discarica dei veleni di Bussi per il presidente della Camera Laura Boldrini. L'incontro organizzato da SEL puntava ad un intervento da parte del governo sul caso che ancora resta aperto, quello della bonifica di un'area sotto sequestro dal 2007. Dopo aver ascoltato la relazione del direttore tecnico dell'ARTA Giovanni Damiani e del sindaco di Bussi Salvatore Lagatta, queste le sue dichiarazioni. Presidente, l'Abruzzo fa un appello al governo per essere sostenuto, che pensa di poter fare? Io adesso sono qui proprio per riuscire a, come dire, dare più visibilità a una situazione che effettivamente è stata trascurata e che continua a permanere con le sue criticità da anni. A me sembra doveroso fare tutto il possibile anche da parte di un'istituzione come può essere appunto la Presidenza della Camera. Io cercherò di incaricare le commissioni competenti, ma anche di sollecitare il governo a che si possa divenire prima possibile a stanziare fondi necessari per riuscire a dare una risposta non più rinviabile, perché mi sembra che la tempistica sia talmente evidente, cioè qui c'è un deficit di decisioni da parte di tutti, cioè non è possibile rimandare, rimpallare e non arrivare a decidere quando in mezzo c'è la salute dei cittadini. Quindi, per quanto di mia competenza, cercherò di fare tutto il possibile per evidenziare questa situazione e per fare in modo che si arrivi a fornire gli strumenti necessari intanto per mettere in sicurezza, che è la cosa più importante, che non può essere più procrastinata, e poi per fare tutto il resto, cioè la bonifica, capire anche quale utilizzo, poi quale destinazione per questa zona, ma comunque diciamo che il tempo è scaduto. È stata una visita breve dovuta alla lunga lista di incontri previsti per questa giornata, ma il presidente Boldrini ha ascoltato tutti i tecnici, gli amministratori locali ed ha posto domande e commentato una situazione che definisce grave e che richiede immediato intervento da parte del governo. Quindi mi faccia capire, ma le falde più sotterranee quindi sono anche colpite? Sì, fino a 100 metri. Fino a 100 metri. Al termine della visita ha voluto inviare un messaggio ai residenti e alla popolazione che per una quantità imprecisata di anni ha bevuto acqua avvelenata. Io invito tutti a farsi parte attiva, costruttiva nella ricerca delle soluzioni. La protesta e poi però anche l'operatività e la capacità di fare sintesi. Lei c'era? Io quel giorno ho fatto un regalo, due regali alla Boldrini. Ho dato un bel piatto che rappresentava Bussi e gli ho dato la mappa del Pesanti sotterrati lì, dicendogli una cosa banalissima: non c'è bisogno di tanti soldi, mandate una ruspa, questa è la mappa, così si possono togliere i Pesanti. Invece voglio fare un discorso. Aspetta, adesso devo chiedere a lui, perché non so se loro hanno sentito le dichiarazioni del Presidente. Ma io mi volevo legare perché al discorso che faceva prima. Perché ha detto che è stato trascurato, A lui ha detto che era stato ed era improcrastinabile. Siamo ritornati sempre al punto che dicevamo, cioè nel senso che il problema è, appunto, salvo le cose che diciamo sempre. Cioè, perché chi di dovere non si muove? Perché l'ARTA? Perché la sanità? Perché chi comanda? Ma voi siete rimasti in contatto con la Boldrini, allora, poi ha fatto... Chi comanda tutti? Io sapevo tutti. Dove voleva andare a parare Renato, siccome sono d'accordo con lui. Allora, la denuncia va fatta in questo modo. Nel 2001 a Bussi è stato fatto il primo piano di caratterizzazione, lo ha fatto l'Ausimont. Nel 2004 l'ha fatto Solvè, nel 2005 l'ha fatto Solvè. Il piano di caratterizzazione, se viene approvato, entro 48 ore deve iniziare la messa in sicurezza. Domanda: perché negli anni che vanno dal 2001 al 2008 non è stato approvato il piano di caratterizzazione? Si è consentito inconsapevolmente, per carità, di permettere a Solvè di non fare la bonifica. Nel 2008 il sito diventa sito di interesse nazionale e a approvare il piano di caratterizzazione deve essere il Ministero in prima persona, ma dal 2008 al 2015 il Ministero nulla fa per approvare il piano di caratterizzazione, per cui dal 2001-2015 passano 14 anni e quel sito si poteva mettere almeno in sicurezza, se ne ricordano oggi, un mese prima della bonifica. A me un po' fa pensare, perché non si arrivava al piano di caratterizzazione? L'ARTA non certificava le analisi fatte ed è stato
consentito approvare il piano di caratterizzazione il 6 febbraio 2015, solo dopo una forzatura nei confronti dell'ARTA, alla quale io ho detto: mi sono rotto, adesso domani torno in procura. Ma io in procura c'ero già stato, e in procura avevo detto che nel 2009 l'allora consigliere Maurizio Acerbo aveva fatto una richiesta all'ARTA per avere i verbali di tutte le conferenze dei servizi. L'ARTA ce li ha sempre negati. Quando abbiamo ribadito la richiesta, l'ARTA ha detto: i verbali non li trovo perché c'è stato il terremoto, che a me risulta esserci stato all'Aquila e non a Pescara. Allora è giusto capire chi è che in qualche modo ha fatto ritardare di 15 anni la messa in sicurezza e anche la bonifica, perché senza piano di caratterizzazione era impossibile fare un progetto di bonifica. Io queste cose l'ho detto alla Commissione. Io vorrei far parlare Michela Morena, che ha provato a dire qualcosa. Sì, no, volevo dire, al di là delle varie mancanze, manca anche un piano epidemiologico, cioè le risultanze. È stato chiesto pure alla Lorenzin. Le risultanze dal punto di vista di patologie su tutto il territorio, possibilmente legate a queste sostanze. Si parla di tumori. Che riguarda di tumori, ma anche di altro, di ridotta fertilità, perché molte di queste sostanze vanno a determinare riduzione di fertilità. Anche negli eventuali animali che vivono le stesse situazioni, non c'è niente, non c'è la possibilità di avere un quadro completo di quello che è l'impatto, il rischio di quello che stiamo vivendo, che stanno vivendo la popolazione. È stato chiesto più di una volta di avere quello che è un registro, sì. Un registro non solo dei tumori ma anche di quelle che sono le patologie, e per questo proprio Gianni Chiodi ha fatto la richiesta al ministro Beatrice Lorenzin, cioè di questo se ne è sempre parlato. Ma se si continua a mangiare, mi ricordo che una delle notizie che era uscita erano le analisi fatte sui capelli dei pescatori, il mercurio. Ma certo. Sì, ma se continua a mangiare, perché si deve continuare a vivere e si accetta il rischio di quello che è, cioè il problema il è questo. Non se io sono cittadini, perché i cittadini chiedono lo accetti in maniera inconsapevole. Lo accetti in maniera inconsapevole. Se io sono informato posso accettare o non accettare questo rischio, posso mangiare o non mangiare il pesce, o posso mangiare o non mangiare verdure coltivate su terreni inquinati. Si ha un'idea delle patologie che si sono sviluppate per questi pesanti? È difficile, perché c'è l'effetto mix, sono tante sostanze, ecco perché andava impostato uno studio epidemiologico retrospettivo per vedere se in determinate situazioni aree c'è la presenza o prevalenza di determinate patologie e poi risalire a cascata, però tutto questo manca. Cioè, perché il problema manca? Perché non l'hanno fatto fare? Manca per una cosa, perché tutti quelli che abbiamo accennato prima stanno in un insieme, cioè che aiuta l'uno l'altro a proteggere le proprie manchevolezze, da quello che vede una carta e la mette da parte a quello che ruba, da quello che prende tanti soldi quando va in pensione per i servizi che ha dato negativi a questa comunità, a chi ha comandato e comanda anche in regione. Il problema è che, volevo dire anche una cosa fondamentale, che non è vero che mancano i soldi, non è vero, i soldi ci sono e vengono utilizzati dai vari governi per fare altro. Noi parliamo, abbiamo fatto una conferenza a Parigi sul clima, fra un po' non possiamo respirare, nemmeno respirare, ok? In Cina si vendono già le bombolette d'aria, quando lo dicevo 10 anni fa si mettevano a ridere. Cosa si fa? Si continua a finanziare il fossile, si continua a dare i contributi pubblici al petrolio, al gas, adesso a tutti quanti i fossili. Discorso, no, però questo... No, questo è importante, perché sulla base di questo, cioè che non ci sono io i soldi poi per fare le cose. Cosa, e poi un programma. Sull'epidemiologico, cioè, va detto che quando abbiamo incontrato il Mario Negri Sud, perché cioè, c'è sì. stato il Mario Negri, scusi, non potevano fare un'analisi perfetta del territorio, perché in questa regione non c'è una casa. Non c'è una storia di come, cioè, si sa semplicemente alla fine perché cosa si muore, ma le motivazioni per cui si muore non ci sono, quindi non si è potuto fare questa cosa, quindi ecco perché noi ci incavoliamo con le strutture pubbliche. Adesso parliamo dei progetti. Lunedì ci sarà la conferenza dei servizi, che è stata convocata da Luciano D'Alfonso, presidente della regione Abruzzo. In questa occasione che cosa deve succedere? Da questo momento in poi. Allora, conferenza dei servizi dove sono invitati la regione, il comune, la provincia, il commissario e il Ministero dell'Ambiente, lo dicevo prima, si dovrebbe stilare un accordo di programma che prevede una serie di fasi. Alla base
il titolo principale è: si fa la bonifica delle aree a monte del sito industriale per permetterne la reindustrializzazione. All'interno dell'accordo di programma si parla anche di messa in sicurezza, la soletta a cui in qualche modo stava accennando Renato. Allora, non si tratta di una soletta, non si tratta di una bonifica, ma non si tratta di una soletta, perché stiamo parlando di un territorio relativamente piccolo, è l'ex area Medavox, c'erano degli impianti, sono stati tolti. Allora, se io voglio fare una gettata di cemento su un'area di un ettaro e mezzo, posso spendere 200-300 mila euro. I soldi previsti invece per quell'area sono 6 milioni di euro, per cui non si fa una soletta, si fa la rimozione, l'inertizzazione dei sottoservizi che sono i conduttori dell'inquinamento, vengono completamente sostituiti e poi sopra si fa la cosiddetta soletta, ma stiamo parlando di 6 milioni di euro. Questa è una bonifica? No, è una messa in sicurezza, quasi come un capping, che invece di essere di telo è di cemento, ma sotto i sottoservizi, che sono quelli che portano l'inquinamento, non ci sarà più, che insieme al TAF, perché il TAF ha questo compito, emungere continuamente acqua dalle falde acquifere, portarle sopra e separare gli inquinanti da... Ma non con quello che abbiamo detto che non è servito a niente col carbone. No, quello che dovrebbe partire. Anche questa non è una bonifica, è una riduzione del danno in attesa che il governo metta, perché ha ragione Renato. Il governo che dice che è stato trascurato e non si il poteva procrastinare. Ci metta qualche lira. Perché, ripeto, dal 2009 non solo non ci ha messo niente, ma quelle poche centinaia di migliaia di euro che c'erano nel 2009, il governo le ha tolte. Allora, in attesa che il governo ci metta qualche soldo per intervenire sui SIN, e in attesa che si dia avvio a una fase, a un contenzioso legale forte nei confronti della Montedison, nei confronti della Solvè, perché devono pagare per quello che hanno fatto, in attesa di questo, bisogna, facciamo una riduzione del danno. Quello che dico non è campato per l'aria. Nel verbale della conferenza di servizi del 15 giugno, laddove si è approvato il piano di bonifica e di messa in sicurezza, c'è una frase riportata dal sottoscritto e apprezzata tra l'altro da Lega Ambiente e dal WWF, in cui il sottoscritto dice: siamo d'accordo perché le opere di bonifica previste e le opere di messa in sicurezza previste non precludono la possibilità di ulteriori bonifiche, perché era nostro intento iniziare questo contenzioso con Montedison. Finisco dicendo che nel frattempo Montedison ha trovato il modo di dire, ultimamente l'ha detto al Presidente della Regione, sono disposto a metterci 100 milioni per tacitare tutte le situazioni, tutti i contenziosi di tipo legale. E il 2 febbraio è uscita anche la legge che permette di poter fare, articolo 31, permette di fare una transazione anche processo avviato. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che lunedì non finisce niente, inizia una partita nuova, perché va bonificato completamente il sito industriale e si inizi a intervenire in modo serio sulla discarica Tremonti. Siamo problema, in chiusura. Ecco, il problema è che ulteriore, no? Intanto oggi nulla di quei 50 milioni sono stati spesi utilmente per la bonifica. Questo, cioè, ad oggi i 50 milioni, no, ad oggi. Quanti anni sono passati? Sì, no, però fammi finire, però. Fammi finire, però. Io faccio però il discorso che di questi 50 milioni da allora non è stata tolta un grambo di terra da là. Un grambo di terra inquinata, niente. Per colpa. Ma lascia. Però io no, questo lo devo di dire. Tutti. No, non è che. No, tranne, colpa nostra no. No. Colpa, no. Colpa delle associazioni, delle realtà di movimento che hanno denunciato questa cosa? No, sicuramente no. Però io devo dire che a 50 milioni non si è fatto assolutamente niente per la bonifica. La messa a posto o un domani un'ulteriore cosa, di tutte cioè allora, cose che saranno anche importanti. Allora, ma sono per adesso ancora chiacchiere.
Di fatto so così perché quando si parla, tu hai detto 3-4 volte ulteriore, cioè quando si fanno delle cose che tentano di risolvere una parte delle cose senza risolvere, senza porsi il problema complessivo concretamente di come superarle, vabbè, si ritorna sempre capito. Indietro. Ed è, la proposta? Ed è un problema con che le proposte. Ma è la proposta? Allora, la proposta, le proposte adesso uno no, le abbiamo fatte. Ma lei lunedì fatte, sarà ne fatto due sarà proposte. Presente alla conferenza dei servizi? Come sarò presente? Certo. Ecco, nel senso che comunque lunedì sarà l'avvio di una prima conferenza l'ho convocata io. In questo caso voi vi incontrerete, insomma, in questa occasione, se è vero che ci sono i soldi, se è vero che comunque il problema è il piano di caratterizzazione. No, però, cioè, non possiamo fare disinformazione, se è vero. I 50 milioni sono stati messi a gara, la gara è di 38 milioni di euro, sì. Purtroppo, perché 4-5 li hanno spesi. Si parla spesi, di giugno? Perché 4-5 li hanno spesi per il capping, per le palancature. Ci sono 38 milioni di euro che servono per bonificare, c'è un progetto. Chi vince la gara deve rispettare il progetto. Si parla di giugno, se una persona spende dei soldi, scusami, se però una persona spende dei soldi pubblici. Posso rispondere? Scusami, posso rispondere? Se spendono dei soldi pubblici e poi il risultato che ancora inquina, che cosa stiamo a fare? Cioè questo è il problema, è un problema generale. Non sto dicendo a te, io non ho, Renato non parla con la gatta o con lui. No, parla di 4 milioni per il capping e per il Allora. Ci ritroviamo solo con una reindustrializzazione, tra virgolette, e non abbiamo. Perché ha detto non giugno? Allora, perché poi sono previsti. Adesso già arrivo, però se no diamo, facciamo che ti. Allora, la persona è un commissario di governo che non ho nominato io. Io ho contestato per. Si chiama Adriano Goglio. L'ho contestato. Destra sinistra insieme. L'ho contestato io per 10 anni, e ci sono i documenti. Prima, anche noi. Per cui, se per quello, anche noi. Certo, qualche volta abbiamo fatto insieme. A qualche volta. C'è un progetto che non ha fatto Goio, hanno fatto dei tecnici, è stato messo a gara, la gara finisce oggi, ci vuole un mese per i ricorsi eccetera eccetera, nel momento in cui il percorso amministrativo è finito sarà affidato alla ditta che ha vinto il in sicurezza. No, la bonifica. La bonifica più di 800 giorni ci vogliono. 810 giorni. È previsto nel progetto. Ormai abbiamo una proposta concreta. Se non si fa questo, se noi impediamo, perché comincio a pensare che si vuole impedire, anche da chi dice che vuole il mondo, che si vuole impedire di iniziare la bonifica. Se non si fa la bonifica, torniamo al titolo principale. La discarica di Bussi continua a inquinare, certo, se non facciamo la bonifica continuerà a inquinare. Bisogna vedere se bonifica sarà, quanto verrà, se rimarrà soltanto la soletta e soprattutto voglio proporre Renato, le bonifiche, perché Renato, non parlo bonifica, di tutte le discariche, non solo di una, voglio proporre a questa trasmissione, a questa emittente, Renato, che magari dopo, voglio fare la proposta, con tutte le bonifiche, che a me non interessa la bonifica di una cosa sola, di tutte quante le cose, allora di tutte quante le cose, perché sono le discariche e le bonifiche. Ora la cosa fondamentale, io propongo che si discuta, che qualche volta si discuta dei possibili progetti per la valorizzazione di quel territorio, perché si parla sempre dell'emergenza, sempre delle cose che bisogna fare, sempre delle cose, delle soluzioni intermedie, non si parla del progetto in generale. Le proposte noi le abbiamo, ma non lo sto dicendo con te, io sto dicendo per i cittadini. Portiamo le proposte e i cittadini possono valutare, discutere e fare. Quindi per me non c'è un problema. A tutto il mondo e partecipate a tutto il mondo, cioè, abbiamo discusso di questo. Poi se qualcuno non ci viene, non può dire siccome non c'ero io. Allora noi dobbiamo chiudere. Rimaniamo in questo modo. Ma tutta la Val Pescara. Lunedì ci sarà la conferenza dei servizi, si incontreranno tutte le parti, si vedrà quello che comunque ne uscirà, se ci sarà anche una tempistica per quelli che saranno i vari passaggi, perché ovviamente adesso è diventata ancora più. È tutto previsto nell'accordo di programma. Sì, soltanto che bisogna vedere questo lunedì che cosa porterà, perché in tanti, insomma, prima di parlare dicono di aspettare lunedì. E allora a questo punto dobbiamo aspettare lunedì tutti quanti. Lunedì, perché lunedì ci sarà qualcosa di lunedì e anche dopo. Di assolutamente certo. E vedremo se succederà. In questa occasione ovviamente vedremo anche quelle che saranno le reazioni, perché ci si attende che si parli di bonifica anziché di messa in sicurezza, perché ormai dal 2007 come ci si è scritto nell'accordo di programma. Sì, però noi, insomma, come abbiamo detto per le carte del tribunale, non si può fare disinformazione. Il comune di Bussi si sta assumendo delle responsabilità in questo momento anche pubbliche,
per la verità, ripeto, ho fatto 45 assemblee pubbliche, il Comune di Bussi è disposto solo se si tratta a partecipare e a firmare, solo se si tratta di bonifica totale. Sì, ma infatti non è il problema del Comune di Bussi. Che prevede la rimozione del terreno da 0 fino a 9 metri. E per parlare bisogna andare sul territorio e conoscerlo. Qualcuno parla senza conoscerlo, qualcuno non sa neanche dove sta. Sicuramente i politici non sanno neanche dove sta la Tremondi. La cosa importante però è che dopo. Non stiamo parlando di Bussi, del sindaco, del foro e di Renato e del professore, cioè stiamo parlando di un bene fondamentale che non è solo ambiente ma è il territorio, e in questa regione bisogna metterci mano. Fino ad oggi non l'hanno fatto, punto. Siete ottimisti per lunedì? Oggi grazie a questa amministrazione si può fare. Siete ottimisti per lunedì? Io? Moderatamente. Sono preoccupato dal fatto che escono due giorni prima della conferenza dei servizi. Il 30 ottobre, sapete perché non si è fatta la conferenza dei servizi? Perché il 28 ottobre, cioè due giorni prima della conferenza dei servizi, arriva una lettera del Ministero che mi dice che non partecipa e fa riferimento a una lettera della Regione inviata anch'essa il 28 ottobre che mi dice che non partecipa. Cioè un bambino all'asilo... Che non è un caso. Dire, ma guarda un po', sono messi d'accordo, hanno fatto la stessa lettera lo stesso giorno dicendo possiamo dire anche noi se siamo ottimisti o no. Allora io spero che si dia la possibilità al territorio, e non a Bussi, al territorio, di bonificare, di mettere in sicurezza, di creare nuovi posti di lavoro, perché l'alternativa a questo percorso oggi nessuno l'ha proposta. Chi abbaia alla luna lo fa per partito preso, per visibilità molto probabilmente, e perché forse conviene in questo paese non risolvere i problemi. Va bene, noi ci ridiamo appuntamento a questo obiettivo. Noi ci ridiamo appuntamento dopo la conferenza dei servizi. Noi siamo ancora legati ai fatti. Quando vedremo i fatti, visto quello che è successo, che scopriamo ogni giorno, finché non vedo i fatti non credo. Va bene, quindi l'appuntamento sarà dopo la conferenza dei servizi di lunedì, per vedere quello che sarà ovviamente tutto le varie tappe e le varie decisioni. Io ringrazio tantissimo Salvatore Lagatta, sindaco di Bussi. Grazie. Ringrazio Renato Di Nicola del Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua, e ringrazio anche il professor Michele Amorena, il tossicologo Università di Teramo, insomma, che ci ha spiegato anche quali sono stati studi e varie patologie che sono scaturite. Perciò noi ci vediamo la prossima settimana. Grazie a tutti.